barbecue dove noi del saggiatore passiamo molto tempo, il tempo lieto, lontano dal lavoro. E comunque non solo facciamo i libri ogni settimana, quelli che siamo qui intorno a questo tavolo e li promuoviamo, ma anche li scriviamo. Nella fattispecie io, Alex Votti, ho scritto questo saggio, un pamphlet polemico alla vigilia delle elezioni, le elezioni che tutti dicono di essere più importanti dai tempi di Togliatti e De Gasperi, ragazzi. Solo che oggi abbiamo Monti e Bersani, si sa, gli epigoni, è sempre una farsa. E comunque vuole ragionare su una soggettività politica, un orientamento del pensiero, un'ideologia, se volete, che è la sinistra, ok? Questo termine originato con la rivoluzione francese, cioè con l'evento che ha creato la modernità politica in cui ancora oggi tutti ci muoviamo, che ha portato le masse, le moltitudini, il popolo al centro della storia e che ha detto che di lì poi la sovranità non avrebbe mai più potuto essere esercitata che in nome del popolo per la libertà, l'uguaglianza e la solidarietà. Questa è la sinistra, cioè la sinistra storica come l'abbiamo ereditata. Ciononostante, se guardiamo allo stato della sinistra italiana oggi, non possiamo che esprimere rammarico e disorientamento. Tutte le principali tradizioni ideologiche della sinistra italiana giacciono bocconi. Il comunismo novecentesco, che ha dominato attraverso il PC la storia della sinistra italiana, è crollato per contraddizioni interne, mentre un capitalismo di partito cinese, nemico dell'Occidente, si è affermato contro ogni diagnosi marxista e contro ogni teoria economica. Allora, cosa è rimasto della sinistra oggi in Europa e nel mondo? Bene, sono rimasti i movimenti di sinistra. Il movimento No Global fra il 99 e il 2007 e oggi i movimenti Indignados e Occupy e soprattutto la rivoluzione araba e nel Medio Oriente, che hanno riportato al centro una questione essenziale che è trattata in questo libro, cioè la questione della democrazia radicale, cioè il fatto che la sinistra, abbandonate le illusioni marxiste, staliniste, guerrigliere, eccetera, abbracci quello che scalda il cuore del popolo, della moltitudine, cioè una democrazia partecipata, aperta, conflittuale se necessario, anti-elitaria. E qui veniamo alla questione sociale fondamentale del nostro tempo, che è ampiamente trattata nel saggio, vale a dire la grande recessione. Cioè la sinistra, se vuole garantirsi un futuro e non essere ridotta a una funzione di pura testimonianza, deve affrontare con decisione politica, sociale, di mobilitazione, precarietà e disoccupazione create ormai da 6 anni di crisi. E allora la battaglia politica fondamentale in Europa è la battaglia contro l'austerità. I greci, gli spagnoli, gli italiani che si sono trovati sotto la loro morsa, meno 2% grazie alle cure di Monti, no? Sperimentano su di sé l'assurdità di una politica macroeconomica che taglia quando invece ci dovrebbe essere un'espansione della spesa. Quello che tutti predicano oggi è tagli furenti, ma i tagli furenti non fanno che approfondire il declino della ricchezza prodotta, non fanno che approfondire il declino della domanda, e questa, come la Grande Depressione, è una grande crisi di domanda, e quindi ci avvolgono ancora più in una situazione di disoccupazione crescente, di miseria crescente e di delegittimazione della sinistra, perché la sinistra può solo esistere se diminuisce le disuguaglianze. Allora l'appuntamento è il 13 e 15 marzo a Bruxelles, quando ci sarà il tentativo di occupare il Parlamento europeo e la Commissione europea in una funzione anti-austerità, in un giorno di mobilitazione che sarà molto simile a quello del 14 novembre, non so se vi ricordate, a Milano ci furono gli scontri fra book block e polizia
di fronte alla sede della Commissione europea. Questa, come quella lì, è una giornata convocata dai sindacati europei. Quindi, la questione dell'Europa. La sinistra può solo dirsi europea, e quindi questo è un libro che fa giustizia molto rapidamente di tutte le nostalgie antiimperialiste e tutte le posizioni antieuropeiste che albergano in gran parte della sinistra e dell'estrema sinistra soprattutto. Questo libro è un libro che dice che la sinistra deve essere fondata su spinte ideali e pratiche nuove, soprattutto quelle che provengono dal movimento ecologista, dal movimento di emancipazione femminista e dal nuovo movimento dei diritti civili, che è il movimento dei diritti dei civili, diritti civili gay, queer, per i matrimoni, le coppie di fatto. La battaglia per un matrimonio gay in Italia si pone effettivamente come la battaglia dei diritti civili, insieme alla parità delle quote di rappresentanza in Parlamento, come già avvenuto in Spagna e altrove. Per finire, e non voglio tediarvi, grazie di tutta l'attenzione che mi avete dato, sono molti i temi trattati in questo libro, dalla geopolitica contemporanea, ma quello voglio ritornare alla questione elettorale che a tutti ci preme. Oggi la sinistra si presenta frammentata. C'è ovviamente la coalizione PD-SEL, c'è la lista Ingroia, c'è la grande spinta del Movimento 5 Stelle che abbiamo visto in Piazza Duomo doppiare il centro-sinistra, a cui partecipano molte persone che prima si dicevano di sinistra. Ecco, io penso sinceramente che il voto da dare sia il voto da dare contro l'austerità, cioè il voto che rompe più i coglioni a Monti è il voto da dare. Ora, lascio la vostra razionalità politica decidere quale sia, però io per mio conto voto SEL. Ok? E quindi sono a vostra disposizione per discutere accanitamente di ogni aspetto della storia della sinistra recente e passata, da Malatesta fino a Carlo Giuliani. E niente, nelle piazze si fa la sinistra e nelle piazze e in piazza Tahrir andrò l'8 marzo a difendere i diritti democratici contro l'aggressione salafita dei fratelli musulmani. Per la democrazia radicale sempre.